Allora, se voi volete gentilmente prendere posto, abbiamo tantissime cose interessanti, belle e dei ricordi che vedendo tutte le persone che stiamo incontrando qui saranno dei ricordi comuni molto belli. Tanti anni. E grazie, e diciamo con riferimento a Marcello Costa, che è un amore per la scoperta, un amore per le cose nuove, l'amicizia, e di questo io lo ringrazio. Dopodiché passo la parola direttamente. Aspetta, mi dicono che c'è dei tempi tecnici. Dei tempi tecnici che l'elettronica pretende. Ma dirò allora che per riuscire a parlare tutti e per riuscire a vedere tutti delle cose che, avendo visto la preparazione, mi sembrano molto belle, interessanti e che ci uniranno, mi hanno chiesto di chiedervi un rispetto molto stretto dei tempi, che cercheremo di far mantenere e che cercheremo di far rispettare. Abbiamo portato un'apposita gallina contaminuti che consentirà di evitare di splafonare. Allora, ne approfitto per raccontare che l'amicizia con Marcello è incominciata, nel mio caso, nel 58 a Buenos Aires, in una scuola molto interessante, perché Marcello. Perché ha visto riuniti in quegli anni della gente interessante, della gente curiosa di indagare, curiosa di discutere, gente che poi si è successivamente ritrovata in Italia, a Torino, dove si sono aggiunti altri amici, tutti quanti caratterizzati da questo stesso modo di vedere la vita. Sì, ma io stavo cercando di rubare qualche minuto ai tempi tecnici alla Betta, la quale, come tutte le insegnanti, non ha bisogno del microfono. Allora, questa è la tremenda scaletta, quindi vedete che ho messo metodologia Marchionne, senza soste né perdite di tempo, non si va in bagno né niente, tant'anni state. Allora, noi siamo stasera, la storia è un po' così, è Betta, 70, lei lo parte per l'Australia. Nel 2010 eccoci qua con i suoi amici. Quindi sono 40 anni di avventure in tre continenti. Allora, facendo questa serie di foto, ci è venuto in mente che per noi Montalenti ci sono due avvenimenti che legano queste date. Nel 70 nostro figlio Francesco è nato pochi giorni prima che Lello partisse per l'Australia. E quest'anno lui è diventato papà. Qua in mezzo ci sono tutte le avventure in tre continenti di tutti noi. Allora, il primo continente è il Sud America, perché tutti questo gruppo di amici che stasera in parte sono qui, ma ce ne sono ben tre, stavano in Argentina. Lello ci è arrivato nel 57, nel 57, Francesco nel 57. Italia. Questo è Marcello fotografato a Sedonia nel viaggio a Roma di rientro in Italia, e questi sono nelle vacanze romane il gruppino che si ritrova in Italia, quindi siamo sempre nel 61. Relax al mare prima dello studio, abbiamo trovato una foto di Marcello che ci sembrava carina,
e Marcello che non solo arriva a Torino e studia, ma fa anche molta musica. Quello in fondo è Beppi Zancan, questo è Marcello Conti, tutti amici di musica di Marcello. Ah, eccolo lì, qui si riconosce, eh? Vacanza, questa è la prima nostra vacanza tutti insieme, la nostra barca si chiamerà poi Palinuro per questa vacanza, lì avevamo un canotto, è la nostra prima barca, ma siamo già tutti insieme in mare. Nel 66 la Jugoslavia, pesca miracolosa, Marcello c'ha un bellissimo cappello. Allora, in realtà poi il tempo a Torino è passato, Marcello si è laureato. Di questo gruppo che già si era tenuto insieme tra l'Argentina e l'Italia, invece col passare del tempo, dopo un po' così di sosta, siamo rimasti sempre insieme, eh? E allora qui sono tutte una foto sola, perché sarebbero troppe, le foto dei giri in barca che abbiamo fatto. Questo è l'Australia, Marcello, esatto, è molto abbronzato però. Questa è il 94, la Grecia, abbiamo messo questa perché c'era anche mio suocero che adesso non c'è più e volevamo un po' così ricordarlo. Nel 2000 la Corsica, e poi sono cominciati i viaggi della Palinuro, in cui Marcello ha sempre fatto un pezzettino, quindi la Turchia, un altro giro, vedete che il Mediterraneo, la ciurma ha scorribandato abbastanza, Costa Azzurra e Sardegna. Nel 2008 un altro pezzettino con la Dalmazia, e qui ci sono amici di nuovo, sono sempre un po' gli stessi, un po' invecchiatini. Isole greche, Marcello balla. 2010 la Palinuro, che è l'ultimo, Tunisia e Sardegna. Allora, dopo aver fatto questa roba velocissima per inquadrare il tempo, ho detto, beh, ma però sembra che noi abbiamo fatto solo vacanze. Allora non è vero, guardate che Marcello e Daniela non hanno fatto solo vacanze, non solo Marcello, anche Daniela. Allora vi ho messo un pochino di punti della vita di ciascuno, perché sennò sembrava che fossimo solo vacanze, eh? Quindi non siamo solo vacanze. Allora, questo è il nostro velocissima introduzione, perché tutti sono un po' dentro questo pezzo qui, quindi io adesso chiudo qua. A questo punto, avendo rispettato il tempo senza neanche bisogno della gallina, che vabbè, la gallina era simbolica, passiamo la parola a Giorgio Costa. Abbiamo preparato anche 6 minuti. No, un mucchio di minuti, Marcello. Non sono capace anch'io di chiudere. Ecco, allora. Va bene, però solo per registrarlo, no? Perché io di là col microfono sentivo male, invece Beta la sentivo benissimo. L'ultimi laggiù mi sentono bene se io parlo senza microfono? Basta questo per il microfono? Lello, basta questo? Questa distanza va bene così? Sì, così. Dunque, dov'è la... Del mio aiuto. Poi dovrei averlo girato un po' per vedere come faccio. Siamo pronti a parlare. Allora, una comunicazione tecnica: il microfono serve per il documentario che viene girato. Infatti, quindi adesso viene abbassato il volume. Ma lui mi ha fatto segno che va bene per lui. Mi ha fatto segno che va bene, no? Così va bene a questa distanza? Perché io. Se no. Non so. Ci siamo? Allora. Devo chiedervi scusa per due motivi. Uno, perché mio fratello, che si chiama Marcello, per me è Lello, quindi d'ora in avanti sarà solamente Lello. E l'altra scusa che devo chiedere è a Daniela, perché io Daniela l'ho conosciuta troppo tardi, quando ormai era troppo tardi.
non l'ho potuto metterla sull'avviso in tempo, quindi parlerò più della parte di vita di Lello anteriore all'incontro con Daniela, e anche parlerò anche dell'altro, ma voglio dire, voi mi capite, insomma, che io sono il più grande dei fratelli, dei due fratelli, siamo solamente in due, si vede qua che io guidavo la macchina quando lui non era ancora nato, perché lui è nato nel 40. Quando sono partiti erano così, in realtà prima si sono sposati, e io ho registrato sul mio diario, oggi Lello, io abitavo in Inghilterra in quel momento, o a Parigi, non mi ricordo, ho registrato Lello, cioè che Daniela si è rotta una gamba e che si sposa. Intorno al 1850, più o meno l'epoca di Pisacane, della sua avventura, i 300 che erano giovani e morti, forti e sono morti, eccetera. Io sempre sogno che lui avrebbe potuto partire con loro, se non fosse che nasceva in quel momento. Poi ho pensato che Pisacane e i suoi erano un pochino troppo avventati. Il nostro nonno Giulio non era avventato, è andato in America, che in America a quell'epoca era l'America, non gli Stati Uniti come adesso. Sì, suol dire, che non è vero che gli Stati Uniti sono l'America, l'America è un pochino di più. Il nonno Giulio parte per l'Uruguay già sposato con tre figli, e altri due, fra cui il nostro padre, nascono a Montevideo. Però rimane vedovo con l'ultimo parto, la nonna Maria muore e lui torna, dopo aver fatto una discreta fortuna, torna in Italia all'inizio del secolo, e qua ci sono tutti i suoi figli. Nostro padre Dalmiro è l'ultimo, è il primo a destra. Piccolino. Il più piccolo. Non è più piccolo, questa è più piccola di un anno, però sembra più grande. Questa è la nonna Maria, che non è mai tornata in Italia. Parlo anche dei nonni materni, i nonni Carlo e Carolina, dei nostri genitori Verbena e Dalmiro, Dalmiro nato in Uruguay, Verbena nato a Cagliari, quando il nonno era in servizio degli istituti penali a Cagliari. Dunque, Lello è nato di buon umore, no? Però ha subito cambiato idea, perché si è accorto che questo mondo era un mondaccio proprio schifoso. Oltretutto credo che fosse per la dichiarazione di guerra alla Francia, che è stato un atto piuttosto codardo da parte dell'Italia, perché la Francia era già in ginocchio, e allora lui si deve essere arrabbiato per questo. Poi è migliorato un pochino quando ha sentito che, però ancora sentiva che la guerra non era ancora vinta per niente, ed infatti aveva ragione, insomma. Quello che non l'aveva capito ancora erano i nostri governanti, che credevano ancora nell'asse e nel fatto che partecipare alla guerra accanto alla Germania ci portava molte fortune. Sappiamo che la scommessa del nostro allora governante era quella. Da piccoli c'è la villa di Sauze, dove abbiamo passato la nostra infanzia, anche sfollati. Ecco, era così Sauze, adesso è una selva di grattacieli, ma ve lo faccio vedere perché questo qualcuno può anche ricordarsi di questa. Ah, ecco, io l'ho portato. Dunque, arriva il 1943, io qua vedo tante facce giovani, ho l'impressione che forse solo qualcuno mi capirà quando parlo dell'8 settembre, il 25 luglio, il 25 aprile, quelle cose lì. Allora, l'8 settembre è stata una data... una data importantissima nella storia dell'Italia. È stato il giorno in cui l'Italia, sotto il nuovo governo di Badoglio, Mussolini era stato separato dal governo il mese prima,
ha fatto l'armistizio con gli alleati. In quel momento lì la Germania ha passato che occupava l'Italia come alleata, è passato a considerarci dei traditori nemici, per cui è cominciata la cosiddetta guerra civile, quello che ha lacerato l'Italia in due. La nostra famiglia può essere uno specchio della storia italiana di quel periodo. Abbiamo nella nostra famiglia profonde differenze, abbiamo avuto, e se ed ora queste differenze non ci sono più è perché sto parlando ormai di storia, non più di cronaca. Nell'8 settembre e Mussolini ha deciso di riportare a galla le famose, le famigerate leggi razziali firmate nel 1938 e che il nostro re ha anche controfirmato, meritandosi poi l'esilio dopo, perché dopo la guerra finita l'Italia ha poi scelto la Repubblica, quindi ben gli sta. Io e mio fratello abbiamo scoperto di colpo che eravamo maleducati, non sapevamo stare bene a tavola e dovevamo avevamo bisogno di un'istitutrice che ci venisse a insegnare le buone maniere. Questa istitutrice è questa signorina che c'è qua, che a noi sembrava una persona adulta, invece è una ragazzina di 13 anni, io ne avevo 7 e Lello ne aveva 3. Ed è stata con noi ed è qua presente accanto a me, Medaglia d'oro. Perché era da noi? Perché da noi? Perché Nedelia Lolli è ebrea e il papà e la sorella era in un'altra famiglia a insegnare le buone maniere anche lei, la mamma cercando di trovare le tracce del papà che è sparito, è stato portato in campi di concentramento in Germania e non è mai più tornato. Devo dire qualche parola sul nostro fratello, mezzo fratello Ghi, che era mezzo fratello nostro, figlio di nostro padre Dalmiro, di una relazione anteriore al matrimonio con nostra madre Verbena. Ghi, in base a quello che ho detto prima, ha fatto una scelta l'8 settembre, è diventato partigiano, è stato catturato da un plotone tedesco, ed è stato impiccato al balcone del municipio di Busson, a pochi chilometri dalla frontiera francese, vicino a Cesana. All'età di 21 anni, studente modello del professor Perucca di Alte del Politecnico Torino. Altre parti della famiglia sono le nostre ultime tre cugine, le ultime tre cugine dirette, cioè veramente cugine prime, l'ultima delle quali, la più piccola, è morta quest'anno in aprile. Ecco perché mio fratello ed io siamo gli ultimi arrivati e io sono il primo in lista d'attesa, diciamo, no? Che bel vestito. Poi ci sono cuginette senza nome, senza veli, che siccome sono qui presenti non posso nominarle perché magari le metto un po' in imbarazzo. Finita la guerra, nostro padre è morto un mese dopo la fine della guerra. Nostra madre si è tornata a sposare con colui che fu per noi un nostro padre per tutto il resto della vita, Augusto Piana. Nostra madre era ancora una bella ragazza giovane. Ecco qua. Qua c'è. Siete riusciti a scoprire Lello da qualche parte? Sì? C'è qualcuno che non sa dov'è? Ci ho messo anche la freccia. Era un elegantone, si vede. Ecco, qui a Torino, prima di partire ancora per l'Argentina, siamo a fine del 48, all'inizio del 49, noi siamo poi partiti a marzo del 49 per l'Argentina, cominciando, come è stato detto prima qua, una nuova vita. Abbiamo preso la nave di famiglia e siamo andati in Argentina. Qualche parola anche con i nonnini, sarebbero i nostri nonni se non fosse che sono i genitori del nostro patrigno Augusto, Maddalena e Giacomo Piana. Giacomo Piana ha fatto delle opere gigantesche come topografo all'inizio del secolo, è stato in Indocina, ha fatto la ferrovia Saigon-Hanoi all'inizio del secolo, raccontando poi storie di predoni, bellissime storie che poi quando è arrivato il grande casotto dell'Indocina, del Vietnam, poi dopo quello è già scomparso tutto.
Andando in Argentina abbiamo fatto una tappa l'ultimo giorno a Montevideo, eravamo in contatto con la famiglia, ancora la famiglia che era rimasta in Uruguay, che si era moltiplicata parecchio, c'era una trentina di persone all'arrivo della nave, qualcuno dei parenti, si vede nel mezzo mia madre e basta, gli altri sono, qui c'è Lello qua, in primo luogo, il più alto dei due bambini, e gli altri sono parenti là di Montevideo che non sono più riuscito a rintracciare. E spero ancora di trovarli un giorno. Non li avete invitati? Già. Ecco qua la prima esperienza di scuola di Lello in Argentina. I preti, qua erano i gesuiti al sociale, qua sono i salesiani, ma siamo sempre rimasti un po' in famiglia. Poi naturalmente subito fa vedere lo spirito avventuriero che aveva, sale su un cavallo e lo domina subito. Naturalmente se avesse seguito questa vena qua sarebbe diventato McEnroe o qualcuno di voi. Anche pescatore. Dunque questo, gli storiografi non sono ancora d'accordo su se questo è un disegno di Lello dopo una notte agitata di fantasmi, quella roba lì, se è un caffè rovesciato sulla tovaglia o se è semplicemente il vetrino sporco di un arnese che lui ha cominciato ad avere in casa, che era un microscopio. Però Lello non ha cominciato come scienziato, ha cominciato come pittore. Eccolo qua, e dipingeva. Qua in Piazza Castello Torino, che c'era la folla enorme intorno, quando è venuto una volta in viaggio, il primo viaggio che ha fatto, qui la nostra famiglia a Buenos Aires nel 56, famiglia, bene, grazie, c'è anche un gatto, una gattina. Ecco qui, cresce, passa, forse l'abbiamo già vista qui. Ecco qui, va avanti ancora, c'è ancora lui, non c'è la freccia ma c'è lui, ah sì, c'è anche la freccia. Ho voluto aiutarvi, perché non è mica faccio. Ecco qui, siamo già nel secondario in Argentina, la scuola secondaria. Lo trovate Lello o no? Sì? Bene. Opa, un momento. Vabbè, si può tornare indietro? Lello, come si fa? Freccina. Dunque, allora qui faccio una piccola digressione per raccontare un po' i nostri viaggi in Sud America. Questo viaggio qua è il viaggio che abbiamo fatto insieme nel 60, quando Lello ha deciso di tornare in Italia e mettersi a studiare qui a Torino. Lui ha detto, io voglio conoscere il continente e parto, ma io non potevo perché dovevo dare gli ultimi esami per laurearmi, io sono 4 anni più vecchio. Quindi. Allora ha messo un annuncio sul giornale chiedendo un compagno e sono apparsi un po' di tutto. Uno che voleva cercare l'oro, uno che voleva fare da missionario con gli indios, una ragazza che voleva probabilmente un ragazzo e basta, insomma nessuno serviva veramente bene. Allora io mi sono commosso, ho detto al diavolo l'ultima materia e lo accompagno con grande tranquillità di nostra madre che invece vedo partire solo, ho visto partire tutti e due per diversi mesi, a quell'epoca non c'era né fax né telefono niente, per cui nostra madre per parecchio tempo non ha saputo niente di noi. E questo è il giro che abbiamo fatto, se si calcolano, si sommano, sono 20.000 km, la metà della circonferenza terrestre. Ecco qua, dunque la prima parte del viaggio io non c'ero perché l'avevo fatto 4 anni prima, allora chi c'era qua era un paio di amici, uno dei quali io non l'ho visto arrivare ma dovrebbe essere arrivato, eccolo là, non so quale dei tanti sei tu lì sopra, comunque qua sono a Potosí, il famoso cerro dove per secoli hanno estratto l'argento, e dove sono morti, si calcola, circa 8 milioni fra indios e negri. Se uno ha voglia di essere di avere in antipatia gli spagnoli, deve andare lì, perché allora capisce. Questa è la festa della Diablada, ecco qua. Vediamo quel signore alto in mezzo, è lì con i capelli bianchi, in quel momento lì dietro, lo potete vedere lì, con i capelli, qua non si vedono i capelli bianchi in questo. E Lello è a destra, una delle miniere di stagno vicino al. Ecco. Qui siamo sul bordo di questo grande pentolone che è la città di La Paz.
che ha 4100 metri d'altezza nell'altipiano, c'è questo grande fossamento dove c'è la città, e quindi una città che non si può, di cui non si può dire che altezza sul livello del mare è, se non il campo da football tanti metri, la casa del governo tanti altri metri, eccetera. Vicino alla Paz ci sono delle zone tropicali anche molto vicine, con, vedete la strada, l'autostrada boliviana dell'epoca, no? Si vede la larghezza della strada, la comodità, eccetera, no? Il lago Titicaca, personaggio del posto, Machu Picchu, tutti lo conoscono. Opa, di nuovo indietro, scusa Franz, ecco, questo è Francesco Cavallaro dall'alto del Huayna Picchu, che è quel cocuzzolo che c'è sopra Machu Picchu. Sì, no, è un'avventura per bacca. Poi finalmente arrivo io a Lima, e gli altri amici tornano a Buenos Aires, io seguo con Lello la parte già amazzonica. Questa è la seconda montagna più alta d'America, il Huascarán. Ecco qua l'imbrunire. La montagna che volevamo salire, io non ho potuto salire perché mi è preso il mal di montagna, il soroce, ero convalescente di una brutta gripe. Lello da solo non ha osato tentare la scalata, questo 5600 metri, qualcosa del genere, se non sbaglio. Alcune delle montagne del Perù. Poi attraversiamo la ferrovia più alta del mondo, la Galera, questo posto qua simpatico, è la stazione più alta del mondo, 4810 metri, l'altezza del Monte Bianco. Siamo una città mineraria di La Oroja, quello sono già io, giovane. E qui stiamo scendendo nell'Amazzonia, visitiamo una tribù di indios che ci accoglie molto cordialmente, sono proprio al bordo della conoscenza con... erano a quell'epoca, una escursione di 3 o 4 giorni dove ci ha portati un signore con la barca. Ecco qua che iniziamo la grande discesa del rio delle Amazzoni, qua nel uno dei due grandi affluenti, l'Ucayali, Lello che si è comprato la chitarra e anche la sacca di gomma per contenerla. Lì la gomma è un po' il prodotto locale, insomma, l'albero della gomma è tutta la foresta amazzonica. Qua la nostra lussuosa motonave. Ecco, grandi giornate spese a chiacchierare, a suonare, a vedere, eccetera. E lì che devo dire che la nostra distanza di 4 anni, che è molto importante quando uno giovane, comincia col tempo ad affievolirsi, ma soprattutto noi con questo viaggio abbiamo sigillato un qualcosa che a volte con i fratelli non accade, che è l'amicizia. L'arrivo trionfale in Brasile, passando dal Perù al Brasile, questo è il passo ufficiale di... Ecco. Siamo a Benjamin Constant, che i brasiliani, quei pochi che sanno dov'è, sanno che è proprio in fondo al mondo, non posso dire quella parola, del mondo, in Brasile, che è Benjamin Constant. Siamo sulla parte brasiliana del fiume. Abbiamo anche rimediato un pezzo di viaggio con un Catalina della Petrobras, che sarebbe l'Eni brasiliana. Ecco il nostro percorso lungo il rio dell'Amazzoni, che poi segue con questo percorso via terra, di cui vedremo le foto fra poco. Siamo arrivati a Manaus, la capitale dell'Amazzonia, dove c'era ancora una cosiddetta città galleggiante, adesso non c'è più, l'hanno tolta, è un peccato perché era bellissima, e la gente pescava dalla finestra al mattino per fare assicurarsi il pranzo, quelle cose lì. E dove c'è il Teatro Amazonas, costruito da architetti italiani e francesi, sull'onda della ricchezza della gomma, del ciclo della gomma, che è durata gli primi 20 anni del secolo scorso. Arrivati all'angolo, dovendo scendere verso la civiltà, abbiamo trovato il sistema di fare chilometri con 3 pazzi giovani carioca, cioè di Rio de Janeiro, che avevano portato 3 macchine nuove in nave per avere l'orgoglio di percorrere questa strada come primi, e gli avevano ottenuto dal governatore il permesso, anche se questa strada non era agibile. Sembra che sia tutto da... non posso
Che cosa? Come andiamo con i tempi? Teoricamente è già esaurito il tuo. È già esaurito. Siamo arrivati a Buenos Aires. Quello era Brasilia. Quello è arrivato a Brasilia. Siamo arrivati a Buenos Aires. Benissimo. Allora, ecco che appare Daniela. Qui appare mia moglie Anna Maria, che non c'è più. Un pochino. Qui c'è Giuliana, è lì presente qui dietro, piccolina. Opa. Qua c'è Ghi, che voi sapete è mio figlio che è mancato 9 anni fa. E che c'era anche in barca, nella foto della barca. Esatto, eccolo qua. C'era anche nella foto della... E qui c'è mia moglie presente, Angelica. E finalmente c'è Marianna, nostra figlia, che adesso ha 21 anni. Queste bambole sono terribili. Sono terribili? Eccola qua. Eccola qua Marianna. Ho fatto una piccola parentesi di questi... Ecco, qua è la parte dell'ielo continentale. Se vuoi ne riparlo poi alla fine. Quando... No, va bene? Allora... Nel 95 Lello decide da lontano convincere noi, che eravamo piuttosto pelandroni, a ripetere una spedizione che lui aveva fatto nel 59, di attraversare il ielo continentale patagonico giù in Patagonia, ed è riuscito a organizzare, stando in Australia, a organizzare tutto bene. Insomma, arrivati su avevamo 2 giovani che erano mio figlio e suo figlio Andrea, e noi 3 vecchi, noi 2 più un altro amico che era il capo spedizione, un argentino geologo, un nostro grande amico, eravamo in 5. Abbiamo fatto un bel campeggio lì, poi si è riempito d'acqua, poi insomma siamo riusciti a... Questo è il Pier Giorgio, una montagna difficilissima di 1000 metri di strapiombo così. Pier Giorgio. Qua è il giorno che siamo entrati nell'ielo continentale, che non è difficile tecnicamente, ma ha sempre 350 giorni all'anno al vento da 200 km all'ora e non si vede niente, e solamente ogni tanto viene fuori un barlume di luce e di sole, e bisogna essere pronti a approfittarne. Eccoci qua che entriamo con la speranza di, diciamo ripagata, siamo in mezzo al ghiacciaio, una grande pianura di ghiaccio a 1500 metri sul livello del mare, imprigionata da 2 catene parallele di montagne. Questa è la spiegazione geologica del perché. A una latitudine in cui c'è Parigi, Londra, là c'è questo tempaccio e questi posti qua. Ecco qua, per chi conosce le montagne, il Cerro Torre, il famoso Torre, il Fitzroy, eccetera. Qua un'altra spedizione che abbiamo fatto qualche anno dopo per andare a trovare un messaggio che lei l'aveva lasciato nel campo base, per vedere, cioè una raccomandazione per il futuro, eccetera, su un pezzo di carta. Questo barattolino è stato il motivo di questa spedizione che abbiamo fatto. Vi anticipo che il barattolino non l'abbiamo mai trovato, non abbiamo nemmeno trovato il campo dove c'era stato, dove avevamo sotterrato il barattolino, e nemmeno il bosco dove c'era il campo, perché in 46 anni, ecco, questo ghiacciaio qua è... E adesso è 10 km indietro da quello che era nel 59, e quindi l'avrete visto, molti di voi avrà visto queste foto. Ecco qua il Fitzroy, no? Ecco, poi l'ultima spedizione che abbiamo fatto per seguire le orme di mio figlio, che con la sua fidanzata aveva comprato 3 cavalli ed aveva fatto una traversata di 250 km in linea d'aria per arrivare laggiù dove c'è il Fitzroy, solo che loro 2 erano giovani, eccetera, noi eravamo un pochino più... Questo è stato 5 anni fa, e le nostre ossa non hanno resistito tanto tempo, per cui abbiamo fatto un bel pezzo di strada in un ambiente come questo, veramente interessante, bello. Ecco qua. Ecco qua i 2 fratelli in cima a una montagna. Qua, questa è tutta zona proibita al turismo, assolutamente non lasciano nemmeno entrare a piedi. Ecco. Questi sono arnesi per appendere, ecco, una... un'esquila, la tosatura di pecore in Patagonia.
Ecco, io avrei finito. Rimetti quella foto dell'inizio dove c'è anche la, lei, la foto che voleva raccontare. Un attimo, la... comunque sì, non portate delle copie. No, vabbè, ma lui la allora rimette così, no, la deve cercarla, sì, certo. Ma no, no, ma devo presentare. Ah, sì. Scusami, deve essere la terza, quella di c'è l'anella. No, no, no. Per sapere, subito gli voleva raccontare. Siamo per adesso fuori di qui. Ecco, eccola, eccola, questa qua. Ah, vabbè. Allora, infatti, tocca a lui. Ci racconta, ecco, questa foto. Ci racconta questa foto. Quello di sfondo è lo sciabato. Allora, dove mi metto? Qua? Va bene qua? Ecco, allora io sarei questa ragazzina di questa foto. Avevo 13 anni allora. Come ha accennato Giorgio, dall'8 settembre del 43 i nazisti hanno invaso l'Italia e hanno portato anche in Italia i metodi anti-ebraici che c'erano già in Germania, per cui tutti noi ebrei eravamo presi di mira e eravamo perseguitati, e non vi sto a parlare dei campi di concentramento e di sterminio dove poi è morto mio papà, e vabbè, insomma, comunque dovevamo nasconderci in qualche modo, insomma. E allora, dunque, mio papà era compagno e anche amico e collega del papà, di Dalmiro Costa, del papà vostro, e conosceva la famiglia, e si vede che così parlando, insomma, il papà e la mamma di Giorgio e Lello Costa hanno, si sono offerti di accogliermi nella loro casa in quel periodo di grande difficoltà. E pensa, adesso uno non ci pensa, ma chi nascondeva un ebreo poteva essere, insomma, poteva essere preso di mira e anche fucilato, per cui è un atto, adesso uno forse non, voi non vi rendete conto, ma è stato un atto veramente di grande coraggio, e io sono riconoscente, anzi ho fatto poi una relazione alla comunità di Torino e sono nominati fra noi li chiamiamo i giusti fra le nazioni, quelli, ecco, quelli che hanno aiutato gli ebrei. Comunque, insomma, mio papà mi ha accompagnato lì a Sauze Dulz e mi sono trovata davanti a questi due deliziosi bambini, uno di 3 anni e uno di 7 anni, come ha detto, come babysitter, cioè la mamma mi aveva presentato, bisognava presentarmi in qualche modo ai conoscenti, così a quelli, e allora aveva detto che arrivava questa, allora non si chiamavano ancora babysitter, comunque una babysitter che dovevo insegnare ai bambini le buone maniere, che forse non l'avevo ancora neanche io le buone maniere, insegnare, sono riuscita, le buone maniere, e accompagnarli a sciare. Ecco, la cosa che devo dire, continuo a dire, è che sono stata accolta in un modo delizioso. La mamma e il papà mi hanno fatto sentire, non mi hanno fatto sentire la lontananza, perché io ero lontana da mia mamma, da mio papà e da mia sorella. E non è che si comunicasse, non è che ci fossero i telefonini, poi ero lì nascosta, insomma. E mi hanno fatto sentire veramente a casa. Non so, adesso ho più in mente la mamma, perché il papà forse viaggiava, non era sempre lì a Sauze per lavoro, andava a Torino e tornava a Sauze, ma con la mamma veramente mi ha trattato come una di famiglia, in un modo delizioso, di modo che io non ho sofferto niente, e questo veramente era una situazione. E comunque, insomma, io mi sono data da fare, non so. Scusa, devi solo un atto di riconoscimento a Sonia, che è quella che ci ha fatto contatto quando io ho cominciato a cercarti. Sì, no, adesso arrivo a Sonia, perché da allora sono passati 65 anni per arrivare a Sonia Pilotto, questa signora qua. No, volevo dire, io ho fatto tutto il possibile per insegnarvi le buone maniere, soprattutto mi ricordo che vi accompagnavo a sciare, e anche la mamma, fidarsi di una ragazzina tredicenne che accompagnasse un bambino di 3 anni e uno di 7,
stata straordinaria. Comunque, siccome ho soltanto 5 minuti di tempo, allora poi insomma è finita la guerra, mio papà non c'era più, abbiamo poi saputo che era morto. E loro sono andati poi in Argentina, io non so, li ho persi di vista, non ci ho più pensato per tanti. Per 65 anni non ci ho più pensato a questa parentesi della mia vita. Poi un giorno mi arriva una telefonata. Scusi, è lei la signora Nedelia Lolli Tedeschi? Perché loro mi conoscevano come Lolli, ma io poi come sposata ero Tedeschi, per cui siete riusciti a non so, siete arrivati al mio secondo cognome vedendo un mio libro di poesie che aveva i due cognomi, vabbè. E allora sento, sì, sono io. Beh, perché c'è un certo signor Giorgio Costa che la cerca. Giorgio Costa. Ma lei è stata zitta, non so quando. Ma Giorgio Costa. È proprio il passato che è ritornato. Non la sentivo più in linea. Ma sì, era emozionatissima. Insomma, questa signora, alzati in piedi, che tu sei stata da tramite. Giorgio. Vabbè. E così dopo, mi sembra, un 3 anni fa, dopo più di 65 anni, insomma, ho rivisto, perché io non sapevo neanche dove abitavano, e poi ho saputo uno in Argentina, l'altro in Australia, ma poi ogni tanto siete venuti a Torino. Insomma, ci siamo rivisti e questo passato è venuto di nuovo a galla e comunque, insomma, forse la vostra famiglia mi ha salvato la vita, ecco, questa è la sostanza delle cose. E io ho finito. Devo dire che è stato molto difficile ritrovarla, ho aperto la guida telefonica e l'ho trovata, oltretutto tedeschi ce ne sono molti, ma di Nedelia ce ne sono. Ecco, la fortuna di chiamarmi Nedelia. Veramente, merito. Comunque, adesso io non sapevo neanche ci fosse lo schermo, ma comunque avevo fatto così una decina di fotocopie di queste fotografie e di altre fotografie e anche della segnalazione che ho fatto alla comunità di Torino, ce n'è una decina di copie e anche della telefonata, questo qua a chi interessa? Sì, le facciamo un po' girare adesso che... Va bene, ecco, è così, ho finito. Però Francesco Cavallaro, Chiara Porta e Pier Maria Costanti hanno una bellezza di 20 minuti. No, ma solo 10. Taglia. Se c'è la censura, dite. Sì, c'è la censura. Ma sempre fa un po' spirito, allora. Per tenere viva. Stato bravissimo. Scusa, non mi ricordo più cosa c'era scritto. Costa Festri, quello lì. Sì. Sicura? Sì, apri a questo punto, vai, non so come venga, no? Dunque, mentre... Apri, non so. Ciao. Senti, ve le giro a mano se non si riesce. Allora, un momento. Per quanto riguarda la coppia Porro-Cavallaro, la voce recitante Cavallaro, che è quel giovane che avete visto prima, che... non so, viaggia assieme a Marcello Costa esattamente in questo primo viaggio iniziatico così importante. Nel 3027, esattamente. Per quanto riguarda me, io volevo soltanto ricordare un ricordo, esatto, in parte mio e in parte no, l'ho recentemente raccontato a Marcello e mi sembra che questo l'abbia in qualche maniera colpito. Allora, il mio primo ricordo di Marcello risale al 1953, quando abbiamo realizzato insieme un viaggio su uno di quei meravigliosi transatlantici che univano l'America del Sud all'Italia e dall'Italia a Buenos Aires, e assieme alle nostre mamme. E Marcello in quell'occasione, mi sembra di ricordare che fosse il Giulio Cesare, era un periodo meraviglioso quello del viaggio transatlantico
su queste navi stupende, nel senso che il tempo si interrompeva, per i bambini era una vacanza straordinaria, ma io credo anche per gli adulti, cioè erano 15 giorni in cui si staccava completamente rispetto alla realtà lasciata, a quella che attendeva all'arrivo. E durante questo viaggio Marcello fece a bordo appunto del Giulio Cesare una mostra una mostra di pittura. Mostra di pittura che impressionò molto tutti i viaggiatori, nel senso che dimostrava, credo, una maturità e una abilità assolutamente fuori dal comune, e che fece quindi, creò un grande apprezzamento di tutti nei confronti di questo ragazzino. E il ricordo poi si completa ancora, sempre in questo caso descrivo le cose che mi ha raccontato per molti anni la mia mamma, si completa con il fatto che poi c'era Verbena, che noi abbiamo visto essere una bellissima donna, abbiamo visto un viso molto bello. Ecco, mia mamma ricordava anche che Verbena era una donna piena di vita, che amava moltissimo ballare, che quindi appunto durante queste serate di divertimento che c'erano sui transatlantici ballava appassionatamente e aveva delle meravigliose gambe. Questo era un riferimento costante che la mia mamma aveva sempre. Quindi adesso basta questo ricordo appunto materno e mio, ma solo in parte. Lascio la parola invece a Francesco, che racconta del loro viaggio. Francesco vi racconterà una cosa che naturalmente ognuno vede dal suo angolo visuale. È una piccola vicenda scolastica, minima, ma io credo bizzarra, e quindi meritevole di essere raccontata, visto che siamo qua per scambiare ricordi. Avevamo finito la penultima classe del liceo scientifico. Quando dico avevamo, mi riferisco ovviamente all'intera classe, e c'erano dentro in particolare tre persone, cioè Marcello Costa, Federico Cameo, che non è qui in questo momento con noi, e il sottoscritto. E ci venne offerta in quella circostanza, si vede che eravamo bravini, perché altrimenti era inspiegabile, ci venne offerta in quella circostanza la possibilità di saltare l'anno, cioè nel corso dell'estate di studiare e di conseguire la maturità al termine dell'estate, estate meridionale, che quindi in realtà sarebbe stata un marzo di qui, ma insomma. Fatto sta che l'idea ci sembrò brillante, l'idea era ispirata dal desiderio del preside di abbreviare il liceo italiano di Buenos Aires da 5 a 4 anni, e quindi noi eravamo la carne viva su cui veniva condotto l'esperimento. Esperimento che poi avrebbe giustificato forse l'abbreviazione. Adesso non so se siano 5 o 4 anni. Sono ancora 5? 4. Ah, adesso sono 4. Beh, si vede che l'esperimento è funzionato. Fatto sta che quell'estate noi tre studiammo come dei dannati e eravamo tutti e tre pronti a dare l'esame di maturità, esame che non ci preoccupava neanche poi troppo, perché in fondo era la scuola stessa che ci aveva avviato a questo tentativo, e pensavamo che non sarebbe stata troppo severa con noi, perché fatto sta che pochi giorni prima degli esami previsti arriva un telespresso da Roma: non si può, niente. E perché? Non lo so, non si può. Chi può farlo in via d'eccezione? Chi ha obblighi di leva? Chi aveva obblighi di leva? Marcello Costa. E gli altri due? Fregati. Avevano studiato per niente. Avevano studiato per niente. Pazienza, ci prendemmo qualche mese di vacanza, e fu in uno di quei mesi di vacanza che io affiancai Marcello e un altro amico nella prima parte di quel viaggio di cui lui ha conservato, perché era tecnologicamente avanzato, fotografie a colori eccetera, io invece delle piccole cose in bianco e nero, che però a me sono sembrate abbastanza divertenti e comunque meritevoli di essere mostrate. In questa prima parte del viaggio noi viaggiavamo in parte all'inizio in ferrovia, questo è forse un pezzo che ritrae, una parte che ritrae, no, questo l'abbiamo fatto su un camion, ricordo bene, caricato di bottiglie, e noi sedevamo sulla punta delle bottiglie. Possiamo andare avanti, più o meno c'è qualche fotografia che illustra. Come?
possiamo andare avanti se fossimo ma io capaci. Non sono capace, quindi su questa? Non so, quella no. Successiva e le frecce le ho fatte. Le ho schiacciate quasi tutte. Io mi dichiaro impotente. Le faccio una per una. Se no, voi l'avete cambiato molto? Sì, un pochino. Non importa, le faccio una per una. Sì, ho capito. No, ecco, in questo viaggio io ero un pochino più alto ma anche un pochino più giovane di Marcello, che ho l'impressione che mi proteggesse un poco, così come idea. Credo che si facesse un po' carico della responsabilità del sottoscritto. E queste sono alcune immagini di quel viaggio che noi abbiamo fatto in parte su camion, ecco le bottiglie, la punta delle bottiglie in particolare, ricordo. Qui si passava il confine tra l'Argentina e la Bolivia e poi si andava avanti e alcune di quelle fotografie che voi avete già visto a colori coincidono con le mie. Ecco Marcello in cima al camion con un altro viaggiatore. Il camion è un sistema, era all'epoca, stiamo parlando di oltre 50 anni fa, era all'epoca il sistema normale di viaggio, questa è una panoramica boliviana. Ecco di nuovo Marcello su un altro camion, ancora. Qui siamo a Potosí, avete già visto la montagna di Potosí e l'ingresso di quella miniera di cui ho un ricordo spaventosissimo. Siamo scesi ad alcune centinaia di metri e le condizioni di lavoro erano addirittura impensabili. Degli uomini sostanzialmente nudi che col piccone e con la pala rompevano il minerale, una cosa incredibile, prima di Dickens, prima, molto prima. Questi cappelli sono molto pittoreschi, chissà se ci sono ancora. Ecco, qui siamo noi tre con Potosí sullo sfondo. Quello lì sono io, quello di mezzo è l'ingegner Gianni Dalbagni e Marcello, lo vedete, col solito pullover, il solito cappellino di lana per tenersi riguardato. Questa è la Casa della Moneda di Potosí. Marcello Dalbagni e un gruppo di studenti boliviani con i quali avevamo preso un po' di confidenza. Brutte foto in bianco e nero che replicano più o meno la Diablada, cioè quello spettacolo, una sorta di spettacolo mistico religioso dove un unico straordinario angelo sconfigge dopo la lunga battaglia una cinquantina di diavoli. Le cose più belle sono le maschere dei diavoli. In particolare, al margine, ci sono dei clown che intrattengono, in questo caso Marcello, in una danza un po' forzata, ma comunque, così. Qui abbiamo, ricordo, superato con un pulmino, non so in virtù di quali amicizie, di quali rapporti, abbiamo superato la montagna e siamo arrivati in un posto, fermati un attimo, siamo arrivati in un posto di pianura, un posto di giungla, dove bisognava, in vista di certe elezioni che dovevano essere tenute, su questo pulmino, se ho capito bene, c'erano le urne e dentro le urne, se ho capito bene, c'erano già le schede elettorali. Prego? Ma sì, ma certo. Per far prima. È così o no? Tu confermi? Sì. Erano il Sile Suaso che era. Ah, è vero, sì. Era il fratello del presidente della Bolivia. Sì. Dunque, qui attraversiamo il lago Titicaca, altre signore con meravigliosi cappellini. Devo dire che i cappellini poi variano di paese in paese, di foggia, di colore. Sono molto belli. Qui non so se vedete bene, ma questo è Marcello. Si vede dal cappellino. Ah, sì. E finalmente si arriva qui sopra e pensate che questi due cattivi, a me che sono nemico della montagna... Esatto, io mi sono stupita. Vedere cavallaro lassù con tutta quella cosa. Una cosa terribile. Comunque a questo punto i grandi hanno proseguito verso il nord e verso le Amazzone e io, lemme lemme, me ne sono tornato a casa lungo il Pacifico.
questo era così. Prego. Per fare la maturità finalmente? Per fare un seguito di maturità, però un supplesso potrei dire, perché dopo tutto era un reduce, era un mutilato, era un invalido, scolasticamente parlando, e quindi poi la maturità avvenne con una certa dolcezza, questo devo riconoscere. Come ho conosciuto Marcello? Bene, anzitutto in un'epoca in cui la differenza di età tra lui e me era del 35%, adesso è ridotta al 0,7-0,8, perché io avevo 11 anni e l'ho conosciuto a scuola e voi direte, ma che strano, perché? Perché il liceo Cristoforo Colombo aveva un'aula che poteva essere paragonata al reparto 00 della Fiat, vale a dire dove mettevano non tutti i residuati bellici della scuola argentina che dovevano per forza dimenticare qual era il nome della cameriera del generale San Martín, che era argomento di 18 pagine di un libro, e cominciare a entrare nella cultura italiana, perché se no non avrebbero potuto fare la scuola italiana, che si chiamava terza preparatoria. Terza preparatoria voleva dire, tu parlavi di fare saltare qualche mese della maturità, no, si saltavano 3 anni, cioè in un anno si faceva la terza, le 3 classi. Ecco perché io non ho mai imparato bene l'italiano, ignoro la sintassi e sulla grammatica pencolo molto, perché abbiamo fatto 3 anni in uno. E io mi sono trovato questo Marcantonio, perché io avevo ancora i pantaloncini corti, mio compagno di classe, che mi diventò il mio papà, assolutamente ovvio, perché aveva una preparazione superiore alla mia, io di matematica non capivo assolutamente un accidente, ero piuttosto vivace, oltretutto dato l'età, perché lui mi conteneva, e quindi, e quello che io non capivo, dicevo, Lello, ma cosa dice questa qui? Era forse la piccola Giubilino, come professoressa, tanto carina, della Cattolica, eccetera, eccetera, però io allora non avevo neanche il testosterone, quindi non la guardavo. E Marcello a questo mi aveva preso come papà, mi dava lezioni di matematica a casa sua, poi quando io proprio mi stufavo mi faceva buttare l'occhio sul microscopio e un giorno lo chiamo, Marcello cosa fa questo paraneccio che si sta dividendo in due? Mi scostò di colpo, mi ha detto ma guarda che bello, stai osservando una cosa rarissima. Vado verso la conclusione, non fatevi però ingannare da tutte quelle straordinarie montagne che avete visto, dal Machu Picchu al ghiaccio continentale, eccetera. In realtà, un giorno mi dice, senti, vuoi venire a fare un po' d'alpinismo con me? E lì ho capito che la mia futura professione di psichiatra si cominciava a accennare, perché voi sapete che Buenos Aires è contornato da 3.000 km in tutte le direzioni di Pampa. Proprio la montagna più alta vicino a Buenos Aires è Las Barrancas de Belgrano, no? Che sono molto più basse, diciamo, di Piazza Castello rispetto a lui. E io l'ho guardato, però era il mio maestro, il mio mentore, e mi dice, guarda, fai così, andiamo, prendiamo il treno a 40 km. E dico, ma no, ma questo mi scopre anche le montagne a 40 km. E lo vedo che arriva attrezzato tutto quanto, con gli scarponi ovviamente, le scalette artificiali, i chiodi, le corde. Io niente, alpargatas, ovviamente, cioè le ciabatte, e dico, ma dove mi porti? Vedrai. Dove faceva le sue lezioni d'alpinismo? In una fabbrica di alcol esplosa. E cioè c'erano queste pareti diroccate, la ciminiera, quello era un sesto grado superiore, e questa fabbrica lì, no? Ogni tanto passava qualcuno e guardava sti matti, no? Che si arrampicavano lì sopra. E io presi la mia prima, forse anche ultima, lezione di alpinismo. Ora Giuliana Costa. Siamo molto fitto. Io sono stata abbastanza lisa in
stato dato un titolo, io l'ho visto all'ultimo momento che avevo un titolo al mio intervento, cioè la famiglia transnazionale, e mi sono preparata, brava, invece, mi sono preparata, e invece vedo, come dire, interventi molto belli, molto divertenti, anche molto evocativi di un percorso di storia comune tra le persone qui presenti, e mi sono detta, faccio uno sgarrino. Cioè, lo sgarro che io vorrei fare mi riguarda in prima persona, per questo motivo. Io parlo sempre dei miei zii, con i miei zii lontani, ho sempre delle parole molto, diciamo, li evoco in più momenti della mia vita, ma soprattutto quando c'è qualcosa di straordinario. Devo dire soprattutto lo zio Lello, ma non solo, anche la zia Daniela. E questo, come vedrete, c'entrerà con le cose che vorrei dirvi dopo. L'ultima, però, per cui sono assolutamente e completamente presa in giro da colleghi e amici, perché questa presa in giro continua da anni. Ogni volta che parlo dello zio Marcello, tutti si fanno delle gran risate. Vorrei farvi solo un esempio, perché così capirete, nel senso che la mia ammirazione e il mio rapporto non sempre facile con i miei zii, perché sono lontani, perché c'è, come dire, ci sono tante cose non dette, cose che non sono potute compiere, e questo c'entra col tema della famiglia transnazionale, di cui dopo vi parlerò molto velocemente. L'ultimo episodio riguarda un commento sul professor Rodotà, che immagino tutti sappiate chi è. Mi è stato detto con grande enfasi, il professor Rodotà ogni giorno legge un libro, come se fosse una grandissima impresa, una grandissima capacità di apprendere, eccetera. E io me ne vengo fuori davanti a una ventina di persone. Ma mio zio di libro ne legge almeno 20 al giorno. Ecco, allora, questo lo dico perché qua vorrei lanciare una sfida, vorrei poi, magari dopo nella pausa, raccogliere un po' di pareri, se ci sarà, sul fatto che mio zio davvero è capace di leggere 20 libri al giorno. E io sono giusto quei, siccome ho imparato a leggere verso i 6-7 anni, però ho appreso dalla sua capacità di leggere così velocemente 15 anni fa, un 10 anni fa, sono 15 anni che mi arrabatto e cerco di capire come si faccia a leggere 20 libri al giorno, altro che il professor Rodotà. Quindi l'ultimo sfottio è che, altro che il professor Rodotà, è il professor Marcello Acosta. Dopo mi direte se è possibile leggere, quindi le ho studiate tutte, ma le leggerà in trasversale, salterà le pagine. Dunque, non ho mai fatto un test per capire che cosa si porta a casa di questi 20 libri. Ok, questa è i miei carissimi amici Isolde e Franco sono testimone del mio stupore, perché loro hanno suggerito a Marcello, a Lello, di leggere un libro del professor Panikkar, che certamente non è di rapida e facile lettura. Mio zio dice di averlo letto durante una seduta in quel posto. Ok, allora, e questa era la regressione personale. Poi mi direte se è possibile, e se voi pensate che cosa si possa portare a casa di queste. Dobbiamo fare un test, vabbè. Comunque, perché mio zio 20 libri al giorno, quindi è l'ultimo motivo di presa in giro per quel che riguarda. Poi ce ne sono altri, ma insomma. Dunque, la famiglia transnazionale, velocissimamente, così non rubo tempo al programma. Io, da sedicente sociologa quale sono, ho pensato di dirvi questo. C'è un autore che si chiama Sayad, che mi ha molto colpito, che se l'avessi scoperto prima, io stessa ho una storia di, come dire, faccio parte di questa famiglia che da più generazioni avete visto, i nonni, i bisnonni, si sono spostati nel mondo per lavorare. Ho molto patito questa vicenda di una famiglia così separata, però io stessa l'ho replicata. A un certo punto, con 21 anni,
dopo essermi spostata dall'Italia al Brasile, poi dal Brasile in Argentina, ho deciso di ritornare in Italia, quindi sono un immigrante di ritorno. E ho però patito sulla mia pelle questa, diciamo, questo strazio, visto che io volevo parlare appunto della migrazione, dello strazio per parlare anche di oggi, dello strazio che è l'immigrazione, cioè della lacerazione, non dello strazio. Questo autore, che si chiama Sayad, ha raccontato la vicenda dell'immigrazione parlando della doppia assenza, e cioè del fatto che le persone, quando si trasferiscono in un altro paese, soprattutto in tempi in cui non c'era la tecnologia che oggi ci supporta, che parliamo con Skype, ci facciamo 500.000 telefonate. Io stessa, 20 anni fa, parlavo con la mia famiglia in Argentina una volta ogni 2 mesi e ci parlavo per 5 minuti. Sembra il Medioevo, ma è soltanto 20 anni fa. Questa esperienza della doppia assenza rimanda al fatto che le persone che migrano non appartengono più né al mondo da cui sono partite e non appartengono mai al mondo in cui arrivano, in cui approdano. Ecco, l'idea di famiglia della transnazionalità è esattamente il contrario della doppia assenza, e cioè l'idea che oggi, anche supportate dalle tecnologie, che ha un ruolo assolutamente fondamentale in questo, le persone riescano a vivere in più luoghi del mondo, in più sponde degli oceani, per usare un'espressione più chiara in questo caso, continuando a fare progetti, continuando a fare investimenti, continuando a mantenere la cultura d'origine, però comprendere quella del luogo di arrivo, continuando a mantenere le relazioni. Io credo che la mia famiglia, e parlo in questo caso dei miei zii, e parlo anche di mio padre, parlo anche di Angelica, che è la seconda moglie di mio papà, nonché la mia più cara amica, abbiano in qualche modo, siano stati dei pionieri in questo, certo supportate da condizioni culturali, materiali, molto più felici di tante persone che oggi emigrano e che non hanno i mezzi per fare questo, però è una storia, quella che vi stanno raccontando, di successo anche da questo punto di vista, perché è veramente transnazionale. Mio padre fa politica, non in forma, diciamo, canonica, ma è un signore che legge tutti i giorni il Corriere della Sera e Repubblica stando in Argentina, ogni tanto mi chiama, è molto più informato di me stando in Argentina. I miei zii, la stessa cosa, mia zia rappresenta gli italiani all'estero, in alcuni continenti, o due continenti, quindi diciamo che ha un ruolo pubblico, una valenza anche politica molto importante. Capite bene che ancora prima che ci fossero queste tecnologie, questi mezzi che oggi rendono più facile questo investimento, questa vita transnazionale, loro sono proprio l'esempio di che è stato un buon esempio. Per me è stato, come io non sono mai stata capace di vivere in questo modo. Ho patito, ma questa è una questione caratteriale, no? E sto cercando di imparare da loro. Diciamo che questa voleva essere la mia testimonianza. La voga di recuperare il tempo, io ho saltato l'intervallo, che è una cosa a cui tutti quanti noi eravamo pronti e ansiosi, l'intervallo musicale dei due fratelli Costa. No, ma che viene bene dopo Giuliana, mi sembra ottimamente. Sì, perché saranno musiche. Potete alzarvi, andare in bagno, bere, perché dopo basta, eh? Ormai siete presi da piccoli. Non so se alla fine saranno mai una piccola scala. Lo so, ma io sono stonato. Ma che stonato? Ce l'hai qui. Com'è la storia? Hai fatto molto. Sì.
E tutte le notti le passo sospirando il tuo amore. Occhi neri traditori, perché mi guardate così? Così allegri per altri e così tristi per me? Ritornello. Ogni volta che sento una pena, me ne vado al bordo del mare e chiedo alle onde se hanno visto il mio amore passare. Tu canti il primo, tu canti quello che vuoi, io canto il secondo. Chi canta il primo? Io? Lui. E io cosa devo fare? Quello che voglio. Mi partire per questo. E l'inglese l'ha tradotto anche, ti capi? No, anche tu il primo per un po'. Giovendo non sto con negro, perché ne chiede comprare, lo vendo pure ci sero, perché ne han pagato ma se quisiera, ma siamo io, e toda la noche lo paso, sospirando por tu amor. Grazie. Adesso mi devi tradurre soltanto che faccio un pezzo, ma leggi no, tu le parole. Aspetta un momento. Devi mandare. Allora chiedo di nuovo a Giorgio di tradurre l'ultima canzoncina di canto da solo, perché è ancora più difficile cantarla in quattro, anche perché forse sono l'unico a saperla e non mi ricordo mai le parole, quindi le devo leggere. Dunque, questa è una samba argentina, è una canzone, una musica folclorica, forse la più popolare, il ritmo più popolare del folklore argentino, porta di evocazioni, di pampa, di solitudine, di grandi spazi, non la grande città, non il tango Buenos Aires. Il titolo è Su mia madre. Tornerò, tornerò. Mi aspetta la notte vestita di azzurro. E anche il ruscello che scende dalla montagna porterà ricordi della mia giovinezza. Tornerò, tornerò. Dove c'è mia madre che mi aspetta. Nuovamente nelle sue braccia tornare a essere bambino, vivere come si vive solamente una volta. Profumo di bianchi ciclamini che adornano il cortile del vecchio giardino. Un bacio di luna mi aspetta nelle valli. La mia capanna, mia madre, tutto il mio sentimento. Tornerò, tornerò.
per questa strada che ieri mi ha portato lontano. Basta. Finito, allora solo una parte. Finito. Volvere, me spera la noche vestida de azul, y hasta la rosito que baja del seso trae el recuerdo de mi juventud. Hasta la rosito que baja del seso trae el recuerdo de mi juventud. Volvere, volvere, ¿dónde está mi madre esperándome? De nuevo en su brazo volver a ser niño, vivir como solo se vive una vez. De nuevo en su brazo volver a ser niño, vivir como solo se vive una vez. Azar de blancos jazmines que adoro en el patio del viejo jardín, un beso de luna me espero en los valles, mis anchos, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna, me espero los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Ora, siccome qui c'è mia nuora, si dice? No, no mia nuora. Mia? Nuora, tua moglie? No, no, no. Mia cugnata, la mia cognata che viene dal Brasile. Te ne canto una così ti do il permesso di correggermi nel mio brasiliano. E non so se ti applica a te, ma comunque si chiama Rosa Morena. Rosa nos cabellos y es andar de moza prosa. Rosa, rosa morena, rosa morena estampa está esperando, esperando para te ver. Deja de lado esta cosa y van en goza. Da rosa, vem me vem, deixa de lado esta coisa e vem samba, vem samba, que pessoa alta cansado de esperar. Oh rosa, que o pessoa alta cansado de esperar. Sono un oratore e la cosa diventa pesante per tutti. In modo devo dire questo, se ho avuto tante cose difficili in questa vita, avversità di tutti i tipi. Insomma, sono stato sfortunato, non ho neanche vinto la lotteria. Però una cosa l'ho vinta, l'amicizia di Marcello e di Daniela e di tutto il suo entourage. Grazie. Banda che si è arrivata, la sorella. Banda Bruno.
microfono. Sì, un po' per via delle registrazioni. Io sono nata in piena guerra, a giugno del 42, e ho vissuto i primi 3 anni della mia vita a Villarbasse, in quella grande casa affollatissima di persone sfollate da Torino dalle bombe. Dal novembre del 42 fino a tutto l'autunno del 45. Sono cresciuta insieme a Giorgio, Lello, Riccardo e poi Aide, Yolanda e Rosanna, le 3 cugine di cui avete visto la fotografia prima. Non ho dei ricordi chiarissimi, ovviamente, perché ero molto piccola, però, aiutata dalle fotografie, qualche ricordo ce l'ho. Ci sono delle foto che ci ritraggono tutti insieme. Giorgio, Lello, Riccardo e io, sull'automobilina che avete visto, quella di legno, e che conserviamo ancora come un preziosissimo cimelio a Villarbasse. Su uno slittino a scivolare giù dalla discesa innevata d'inverno e a fare il bagno nel Sangone, tutte e 3 insieme, loro con me. Ero la più piccola, mi tenevano fra di loro. Di tutti questi ricordi, però, ce n'è uno che mi è rimasto impresso in modo particolare. Loro, i più grandi, insieme con le 3 cugine Aide, Yolanda e Rosanna, per vincere la tristezza della guerra, per fare delle cose, organizzavano nel salone di Villarbasse un teatrino. Era un'attività esclusivamente da grandi e io non ero ammessa. Io mi intrufolavo dentro perché volevo vedere e una volta mi hanno cacciato senza pietà, provocando pianti e dolori a non finire. Il primo ricordo del primo dolore, mi sentivo emarginata. Nel novembre del 45 è nata mia sorella Franca e siamo tornati tutti a vivere a Torino. La vita ci ha diviso, ha dato a ognuno di noi delle strade diverse. Nella famiglia di cui avete visto tutti i precedenti, non ci sono sempre stati dei rapporti idilliaci fra tutti i suoi membri. E noi abbiamo riallacciato i nostri fili con Lello nei favolosi anni 60. Nel 60 io sono entrata al Politecnico e mia sorella faceva il liceo e lui è venuto a studiare a Torino. Era incominciata una stagione esaltante per tutti noi. Era la stagione delle ubriacature politiche, era la stagione delle trasgressioni, era la stagione della scoperta di alcune verità. Lui era meno provinciale di noi torinesi, ma per noi tutti era la prima occasione di affrancarci da quelle forme di educazione borghese molto rigide che tutti i nostri genitori ci avevano impartito. Era stata una bellissima stagione. Facevamo delle lunghe conversazioni in via Principessa Clotilde, Lello abitava in via Principessa Clotilde, o in via Cavaller Maggiore dove abitavamo noi. E qui ricordi ce ne sono tanti. Con mia sorella abbiamo rievocato il periodo in cui Lello veniva con un suo amico, erano degli aspiranti rocciatori, e in attesa che fosse pronto il pranzo o la cena stavano appesi per rinforzare le dita sulla chiambrana della porta, lui e il suo amico, a mo' di scimmiotti, come dire. Tra l'altro il suo amico era più lungo e quindi quasi quasi toccava con la punta dei piedi per terra, è un ricordo che ci è rimasto impresso. Lello piantava una tenda nel prato della Villarbasse davanti alla casa per studiare meglio e ci dormiva dentro, forse perché cominciava già a solleticare il suo spirito di avventura. Lello raccoglieva reperti ossei, sempre per spirito di... certo, e noi abbiamo conservato un sacco pieno di ossa, creando del disagio in non poche persone, quelle che venivano a aiutarci a pulire casa, che ogni tanto mettevano la mano su un teschio, e mia sorella diceva tranquillo, oh tranquillo, tranquillo, sono le ossa di Lello. Poi 3 o 4 anni fa ci ha aiutato a liberarci delle ossa di Lello, che ci hanno accompagnato per un sacco di tempo, le ossa di Lello. Io all'epoca dell'università avevo un moroso, che poi ho sposato e dal quale mi sono divorziata molto in fretta.
Era figlio di un professore d'orchestra della RAI e aveva un talento naturale per la musica. Suonava molto bene molti strumenti, ma soprattutto la fisarmonica. C'erano delle sessioni musicali, e mentre si chiamava Giorgio, si chiama tutto, ma non è morto, si chiama Giorgio, mentre Giorgio suonava i suoi classicissimi pezzi di fisarmonica, Lello ci stupiva con effetti speciali, traendo dalla chitarra i primi accordi di jazz. Per me era del tutto sconosciuta, poi ho imparato a conoscere anche la musica jazz. Una volta mi ha fatto un disegno sul verso di un cartoncino di invito per lasciarmi un ricordo delle sue abilità da pittore. È rimasto con me per tanto tempo, poi in uno dei mille furti di cui siamo stati oggetto è andato perso. Franca invece continua a conservare nel suo album il disegno che Lello gli ha fatto, un teschio, un microscopio, altre piacevolezze di tipo medicale di quel genere lì. Comunque lei è stata più fortunata di me perché le si è mantenuto. Non so che cos'altro raccontare, questi ricordi sono ricordi sparsi. Dopo le lauree, dopo la scuola, la vita ci ha diviso di nuovo. Ci siamo occasionalmente incontrati nel corso dei tempi a Villar Barse con Lello, con Andrea e con Daniela. E poi luminosamente ci siamo ritrovati un paio di estati fa intorno a un tavolo imbandito sul terrazzino con tutta la loro numerosa famiglia, compresi Orlando e Harry, e la piccola in cantiere. Ed è stata una cosa molto bella, si è, come dire, consolidato in quel momento lì, in questa luminosissima giornata d'estate, un insieme di tutte queste famiglie. Adesso, sulle soglie della senilità, appannatesi tutte queste passioni, o come si diceva una volta, raggiunta la pace dei sensi, siamo lietissimi, personalmente, mia sorella, mio cognato e i miei nipoti, siamo lietissimi di essere qui a festeggiare il tuo successo, la tua carriera, ma soprattutto ad augurarti tanti, tanti anni nell'abbraccio della tua famiglia bellissima, che non è merito tutto tuo, ma diciamo che è anche merito tuo. Posso, devo parlare? Non prendo il microfono, ma che ti si registra. Vabbè. 20 minuti, questo è uno scherzo. Dovrebbe dire thank you Mr. Chairman, dicevamo noi lì all'università. Allora, praticamente sono l'unico che non appartiene a questa comunità, però ho 2 anni sul mio attivo, perché chi mi ha detto, chi è che ha scalato quella fabbrica in disuso? A me è andata peggio, Ayers Rock mi è toccato, sempre con Marcello. Mai visto un albergo, sempre in tenda, 2 anni. Lui ci raccoglieva l'ossa, ha raccolto le ossa mie perché l'ero proprio ridotto quasi a zero. Allora, 2 anni lì in Australia, e uno dice, ma in Sardegna vai in Australia, ma cosa ci vai a fare? Beh, allora io mi sono laureato in Sardegna, in agraria, e avevo partecipato a un bando del Ministero degli Esteri su una borsa di studio che interessava in diverse parti del mondo. Però era un concorso per titoli ed esami. Un titolo ce l'avevo, era il voto di laurea, l'esperienza, però avevo una certa originalità nell'esposizione delle cose. Allora, in quei tempi si facevano molti studi sulla riproduzione. Logicamente, non potendo fare gli studi sugli esseri umani, li facevano sugli animali, particolarmente sulle pecore. Allora, noi in Sardegna avevamo un sacco di pecore, però erano pecore particolari perché facevano il latte. Allora, cosa succedeva? Per fare il latte accoppiavano le pecore e poi gli tiravano via il neonato, che era un agnellino da latte, ce lo mangiavamo e mangiavamo la pecora.
Però l'idea dice, ma scusa, è piccolino, lo facciamo crescere. Lo portiamo a fare un cosiddetto agnello pesante a 20 kg. Però i nostri agnelli crescevano poco, erano lenti nelle crescite. Allora portiamo i maschi delle razze da carne dalla Francia. Portiamo questi maschi di razze da carne dalla Francia. Sarà che erano i tempi del disadattamento sessuale. Fatto sta che questi qui avevano qualche difficoltà. Quindi che cosa facciamo? Allora possiamo fare con gli studi dei veterinari australiani la fecondazione artificiale, e io non ero veterinario, adesso si sarebbe risolto magari col Viagra, però allora andavamo delle vie strane. Quindi con la fecondazione artificiale prendiamo il seme del maschio carneo, e io dico sì, però il meccanismo ha poca efficienza, quindi se troviamo degli individui appartenenti a parti plurimi può darsi che il meccanismo dei gemelli sia una componente ereditaria, e tiro fuori questa idea, la presento e questa idea viene. Quindi arrivo in Australia per fare praticamente il mezzano, dovevo fare questo tipo di... Oh, ci ho messo più o meno le stesse ore che ci ho messo per arrivare qui dalla Sardegna, che sono dalle 5 del mattino che sono in viaggio per arrivare qui. Arriviamo lì in Australia ed era un italiano che poi ho scoperto la stessa cosa, è capitata a lui, perché siamo arrivati a 24 ore di differenza uno dall'altro, mi sembra, o un giorno, poco. Comunque, arriva in Australia, era tardissimo, mezzanotte, però la cosa era rimasta interessante. E sono venuti a prenderci in aeroporto, anche lui è finito poi sui giornali perché era ancora preparato. Comunque, a me sta storia qui, che venisse un italiano dalla Sardegna in Australia per fare sta roba, tutti gli altri italiani andavano lì a tagliare canna da zucchero, questo arriva un laureato per rompere le scatole facendo l'intimità delle pecore australiane. La cosa era curiosa, quindi viene uno cronista a intervistarmi. 24 ore di viaggio senza scalo, stanchissimo, non sapevo una parola d'inglese. Trovano un traduttore che era un portabagagli calabrese, sapeva meno inglese di me, però fa la traduzione a questo giornalista, insomma, però cerca di convincermi ad abbandonare la pazza idea che avevo per mettermi a fare il trasportatore di bagagli, perché la cosa era molto più interessante. Però non è che si esprimesse un italiano, poi ho capito quello che voleva dire, in ogni caso arriva e mi portano a Queen's College. Queen's College era un'istituzione, era una cosa seria, no? Una roba proprio bella. Ci metto in Queen's College e l'indomani incontro Marcello. Oh, madonna, che bello, così, così. Sì, sì, cosa facciamo? Vediamo un pochettino come funziona. Funziona più o meno così. Noi avevamo una stanza a testa, un bagno in comune, la cena obbligatoria alle 6. Allora uno in Italia dice, a che ora si cena? Alle 6, che vuol dire qualche cosa compreso tra le 5 e mezza e le 8. Lì è alle 6. Lì è una cosa che è fuori dal mondo. Ma uno va a cena, gli danno le forchette. No, lì ti mettono un telone addosso, a cosa nera, con un tocco. E quindi devi andare a mangiare vestito così, maschio. Allora, con Marcello, dopo 2 giorni abbiamo già messo giù un piano di evasione da quel college. Che si è concretizzato dopo 15 giorni, non abbiamo manco salutato. Anche perché abbiamo scoperto la faccenda delle... Sto andando in fretta? Due ore, ce l'ho. Due ore, perché noi verso le 6:05 guardavamo fuori dalla finestra, non c'è nessuno, possono aspettare. Le 6 la passavamo chiacchierando, alle 6:05 guardavamo fuori, non c'è nessuno, possiamo ancora aspettare, perché alle 6 entrano tutti, alle 6 un minuto chiudono. E quindi per 2 giorni non abbiamo cenato. Terzo giorno entriamo lì e la sala da pranzo non era proprio una cosa così accogliente, era una chiesa con a posto dell'officiante, cioè quello che chiamano loro high table, che è una tavola lunga, e sotto c'è tutto il popolo degli studenti che rumoreggia con le posate in caso di approvazione o disapprovazione. A ciascuno di noi toccava dare da mangiare, perché a turno al centro stava il preside di questo Queen College e noi a turno dovevamo andare, arrivava la pila dei piatti e dovevamo passare da mangiare, che era un mangiare che non vi dico, diciamo che era un misto tra gelatina e piselli scotti. La cosa era di un'eccitazione bestiale, perché poi ho scoperto che Marcello era un cuoco provetto, nel senso che cuoco significava individuare le patate, provetto significava spaccarle a metà, fargli una croce e metterci del burro. Quindi noi eravamo secoli avanti a quella tecnologia, ma non lo dicevamo.
ce lo tenevamo per noi perché eravamo superiori. Vabbè, adesso vediamo un pochettino. Quindi 2 anni interi che sono passati. Adesso io uso lo scherzo perché, sapete, dopo 40 anni sostanzialmente tutta quell'esperienza è diventata un'emozione. E quindi uscire dall'emozione, per usare la parola, è un qualcosa di difficile, perché il risultato non può che essere modesto. E io sicuramente non ho questa bravura. Comunque, uso lo scherzo per aggirare, diciamo così, il pudore del fatto che devo parlare di questi 2 anni. E anche perché poi, in effetti, pensandoci bene, noi, chi è che ha detto una cosa che mi ha colpito? Che eravamo dei privilegiati, perché avevamo gli strumenti che ci consentivano di interpretare quello che facevamo, perché vivevamo in una parte della società australiana, la parte dell'università, la parte degli stimoli, la parte che eravamo degli aeroplani che si portavano, avevamo una portata. Però qualche volta facevamo dei tuffi nella società australiana vera ed era di un divertimento, perché cominciavamo a capirne le logiche, cominciavamo ad apprezzarne certe loro manie. Eravamo stupefatti dal ciclo del liquido della birra, che tu entri in un pub e lì, non lo so, ci sono dei distributori di questo liquido che passa da un contenitore indifferenziato a tanti bicchierotti messi così in fila, dove tutti questi australiani hanno un gettone che si infila e gli arriva una birretta. Poi questo tipo di liquido che arriva indifferenziato si ritorna nel bacino collettivo e tu ti trovi davanti a un muro con tutta questa gente a fianco che prima ce l'avevi a bere, a chiudere il ciclo. Non so se dovessimo rispettare lo stesso ordine che avevamo lì al bere, però più o meno non è che ci tenessimo così tanto. Tralascio il ciclo del solido perché finivamo dentro un cubicolo uno per uno a piangere sulle nostre miserie. Non c'erano quei bagni nostri, perché anche sull'igiene lui diceva: ma com'è che funziona questa cosa? Perché noi venivamo dall'Italia dove le abluzioni erano in una vasca al bagno. Allora vivevamo con la coppiata, vasca al bagno e bidet. Lì arrivi con le docce, bidet no. Quindi la doccia, vabbè, tutte le zone d'ombra erano a denominazione di origine non controllata. Assolutamente, una cosa, quindi come faranno? Poi l'abbiamo scoperto. Allora, arriviamo lì, Marcello prende casa e mi dice: sai, io sono sposato e dovrebbe venire mia moglie, che sta ancora facendo così. Dai. Per intanto, da quel momento lì, era inverno, e cominciamo a uscire e andare a esplorare. Lui aveva preso una macchina, gli australiani non facevano le macchine allora, forse neanche adesso, assemblavano delle Holden, e quindi noi cominciavamo a girare, arrivavamo. E cominciavamo a fare progressi anche con la geografia, con la storia, con la lingua. E ci divertivamo un sacco, eravamo qui, stati anche sulle neviche, perché la parte meridionale c'aveva la neve. Però lì usavamo l'italiano perché dovevamo essere facetti e le facezie con l'inglese non ci riuscivo. Ricordo una volta che eravamo lì, si chiamava Mount Buffalo questo posto, ovviamente in tenda. Lui c'aveva un sacco a pelo di quelli d'alta quota, io c'avevo la bassa quota, nel senso che era una coperta sovrapposta, un freddo. Ricordo, me ne rido ancora. Ancora perché dice: qui inizia la neve perenne. Marcello: ma come la neve perenne? Dice: in Italia è la neve perenne, e qui inizia per esse. E adesso no, non inizia perenne. Questo era il livello della nostra. Ci rido ancora. E comunque, allora, cominciamo a girare, poi arriva Daniela, arrivando Daniela. Comincia l'esplorazione estiva e qui entriamo veramente nel corpo, perché la parte meridionale dove noi vivevamo, che era il Victoria, aveva degli elementi della somiglianza. Adesso dal punto di vista fisico c'erano le colline, tutto quello, vediamo le cose più semplici della fisica elementare, insomma l'aria, l'acqua,
tutte quelle robe lì erano abbastanza simili. La roba diventa interessante con Daniela, che incominciamo in cosiddetta outback, che sarebbe il deserto. Nel deserto sparisce l'acqua, e l'acqua, con l'acqua spariscono le nuvole, tutto si semplifica, e la cosa incomincia ad apparire nella sua sconcertante novità. E io, attraverso un momento, ricordo che eravamo in tenda, mi succede una cosa che non mi era mai successa prima e che mai mi è successo dopo: sognare gli odori. Io facevo dei sogni che non erano riferibili a un contesto, a delle persone, a un qualcosa. Io entrava un biochimismo per cui ho parlato con altri, ma mi è mai successa una roba del genere? Era una cosa tipica del deserto, l'assenza di caratteristiche di roba del genere riporta a te quello che lì manca, che è l'odore. Quindi noi avevamo la capacità, evidentemente, come esseri, di immobilizzare la complessità della biochimica dell'odore, e io la sognavo. I sogni erano sostanzialmente riferiti al pane, pane sfornato, il caffè, sogno al caffè, in tutte le sue varianti, e altre cose che voi potete capire, ma non è il caso di cose. Però solo l'odore. Solo loro, privi di contesto. Allora, cosa è questa roba qua? Insomma, la biochimica nel deserto è un fatto assolutamente sconvolgente, perché è lì che si vede, che ti mette alla prova. Non hai altro. La mancanza di un elemento fondamentale, che è quello che noi siamo abituati, non sudi neanche. Quindi non è che dice per cercare acqua guardi sotto la cella, non si suda. Quindi tu stai in questo posto assolutamente privo di poesia. Voi me le immaginate già come leopardi o l'infinito nel deserto? Non c'è cespuglio da cui sbirciare, non c'è infinito da cui proiettare, è così. Quindi questo chiude con la poesia, perché lì non c'è assolutamente niente da fare. Quindi perdiamo anche la poesia nel deserto, rimane l'odorato. E comincia a diventare un... Quanto manca? Tira fuori la gallina. Ammazza, quarto d'ora, 5 minuti. Beh, insomma. Allora, a me capita che, insomma, tutte le cose che dovevo fare, dovevo andare a cercare questi benedetti agnelli da parto plurimo. Quindi vado a cercare gli agnelli da parto plurimo, si mettevano gli annunci di giornale, si diceva facoltà università, Melbourne University, Park e tutto quanto. Non avevamo le email, avevamo proprio si lavorava addirittura con le schede perforate. Cioè tutti quegli allevatori che hanno conoscenza di parti multipli si mettono in contatto con questo. Sembravo padre di tutti. Allora prendevamo questi natti, che non era facile, perché in genere gli allevatori, quando hanno il sospetto che la mamma porti dei parti plurimi, in genere si preoccupano, perché poi hanno difficoltà alla nascita e anche gli indici di crescita, che sono piccolini quando nascono, quindi avrebbero dovuto essere alimentati in una maniera particolare le mamme. Allora c'era la necessità di individuare, non c'erano meccanismi come ci sono a scanner oggi, insomma si faceva proprio un taglietto nella pecora e si tirava fuori per vedere quanti ce n'erano dentro. E la cosa aveva una buona ereditabilità. Poi per accelerare la riproduzione venivano presi questi, i veterinari facevano la fecondazione artificiale, veniva preso un primo stadio della divisione cellulare, venivano messi dentro l'utero di una coniglia e spediti. Praticamente avevamo le coniglie 24 ore che se ne andavano in Oregon, perché era contro stagione, quindi riuscivamo ad avere la primavera lì quando qui entravano le cose. E quindi questi zigoti andavano dentro una coniglia 24 ore su e giù con l'Oregon per fare questo tipo di roba. Una roba di una libidine pazzesca. Una cosa folle. Poi la cosa è andata ovviamente come doveva andare, perché sai, sono arrivati la catena del freddo e della surgelazione, viaggi intercontinentali, arrivavano gli anelli dalla Nuova Zelanda, costavano niente, le nostre pecore hanno continuato a fare il latte. Però, insomma, io ero lì, dovevo tenere botta. Faccio sto giro per cercare questi agnelli e effettivamente è andata bene. Abbiamo fatto un bel bottino, poi chiamo loro perché ho detto: oh, ho trovato due tizi che mi hanno detto che è possibile andare in un'isola deserta dove noi possiamo stare lì e fare l'emersione, roba del genere.
tralascio di dire che io non facevo fotografia, venivo dalla Sardegna, eravamo appena usciti dalle pitture rupestri, quindi io tutta sta roba qui della tecnologia. E poi Marcello c'aveva una Nikon che era il minimo professionale secondo lui con cui si potesse fare una fotografia, e poi la usava con la rapidità di un incursore della Marina Britannica con uno stand, perché fotografava lì. Quindi io assolutamente non fotografavo. Ho cominciato più tardi a fotografare sott'acqua, ma questo poi non credo che sia un argomento che oggi ci interessa. Comunque, allora, loro mi raggiungono e facciamo questa spedizione in quest'isola qua. I tizi che mi avevano accompagnato facevano i collaudatori di tessuti. C'erano quei nuovi tessuti che avevano una forza, quindi quattro uomini facevano saltare in aria una ragazza che era lei, che Dio l'abbia conservata a certi anni, e la facevano andare su e giù per vedere quanto resisteva questa. E ci mandano in quest'isola, si chiamava Sid Island. Mi ci porta a Sid Island un tizio, un farmacista di Adelaide. Si era costruito una barca in ferro cemento, era andato a collaudarla 5 anni prima, non era mai più tornato, non sapeva neanche che fine avesse fatto la farmacia, e lui faceva praticamente il divertito su una barca a vela a Sid Island. Arrivano Marcello e Daniela e noi ce ne andiamo in un'altra isola che si chiamava Saint-Bis. Saint-Bis? Saint-Bis. E lì, lasciatemelo dire, insomma, io pensavo in aereo, ma devo dire due parole sull'amicizia, non mi è mai capitato. Ah, dall'aereo viene facile, che se sei in alto tutto ti sembra piccolo, ho detto, ma l'amicizia in effetti. E allora, siccome 2 anni di amicizia, forse è l'amicizia più, forse sono quello che l'ha frequentato di più, quindi, 2 anni continui sono veramente tanti. In effetti pensavo l'amicizia è fondata sul niente. Non nel senso che non vale niente, è che non c'è una ragione precisa per cui tu la possa associare. Non è che tu sia amico di Marcello perché è generoso, perché è interessante, perché è bello. Sei amico perché è amico. Ecco, è amico perché è un dormiglione. E quindi io la mattina mi sveglio presto, lo sveglio e dice Marcello, e lui, amico, non inveisce. Sono amicizie da inconscio, di sveglia a soprassalto, sono cose che non si scherza su queste robe. Ci sono le mucche e i cavalli. E lui, bellissimo. Adesso ditemi voi se non è un amico che possa fare una roba del genere. Avrebbe voluto dormire le sue altre 4 ore di regolamento. Si alza e andiamo a cercare le mucche e le cavalli, perché questa isola qui era stata colonizzata in passato e poi avevano abbandonato gli animali. Però la cosa ha avuto anche poi una contropartita da parte mia quando siamo andati su una neve, ma non era più la montagna, un'altra. Insomma, io gli ho restituito la roba, nel senso che mi mette 2 legni ai piedi, dice, questi sono gli sci. E vabbè, e adesso tu devi andare giù così, e lo fa con una naturalezza. E io dietro lui, come uno scemo, soltanto un amico non si è reso conto che stava lasciandoci la pelle lì, e quindi gli ho creduto che si potesse fare una roba del genere. Se abbiamo fatto tanto, facciamo anche questo. E quindi io sono andato e sciavo una specie di punteggiatura sbagliata, piena di esclamativi interrogativi, ero tutto storto, però l'ho fatto. E questo è un po' la faccenda. 2 parole forse sull'Australia, o meglio ancora sugli australiani, perché adesso gli episodi ce ne sono tanti, però alcune caratteristiche sono degne forse di rilievo. Prima di tutto la velocità con cui loro hanno modificato il loro essere. Quando noi siamo arrivati era inverno, quindi dopo 4-5 mesi abbiamo cominciato ad andare in spiaggia e vedevamo le donne australiane che si facevano il bagno con l'apron, che è un grembiule. Dopo 2 anni, quando siamo andati via, non avevano niente da levarsi, stavano già pensando di mettersi qualcosa. In 2 anni hanno cambiato completamente tutto. E poi il conversare. Quando abbiamo cominciato a parlare l'inglese in una maniera cosa, dice adesso sì che parliamo. Noi eravamo abituati a parlare. Poi con Marcello era impossibile, c'era il parlare di quello che facevamo, ed era la descrizione della nostra attività. Poi c'era il parlare sul parlare, che era la filosofia. Poi c'era il parlare sul parlare del parlante, che era la critica alla filosofia. Poi c'era il parlare sul parlare del parlante, che scivolava lì nel mistico. Io invece dicevo, tu sto a parlare, mi è venuta sete, e quindi la smettevamo di fare tutte queste robe. Però lui sarebbe continuato ad andare anche alle potenze N, eccetera, eccetera.
mentre con gli australiani la cosa era semplice. Due erano gli argomenti fondamentali: il tempo, con particolare riferimento alle nuvole e alla pioggia, e il PET. Io pensavo il PET fosse una piccola scorreggione, invece il PET è l'animale di compagnia. L'animale da compagnia, allora siccome, insomma, loro non possono essere pettevoli per una serie di ragioni, la bambina gli dice, tu non devi fare i fatti degli altri, però siccome sono esseri umani, gli piacerebbe fare sempre un po' di pettegolezza, allora umanizzano ste bestie e lo fanno fare a loro. E hanno cani, gatti, canarini, una roba del genere. Per andare da casa mia all'università e ritorno, si chiamava Parkville, che c'era sto parco, ho finito. E passavamo in sto parco e vedevo che c'erano, insomma, una cosa mi colpiva, c'era una coppia che aveva ciascuno un cane, era un cane piccolo, un cane molto grande, e io li vedevo che chiacchieravano ed ero curioso, ho detto, questi qui stanno morendo, qualcosa succede, un po' di malizia latina ce l'avevo. Un giorno passo, saluto, loro mi fanno cento, faccio qualche passo e sento la voce di lei che dice, James, cos'è che gli ha detto? You are very, very rude. Ho detto, James, mi ha lasciato passare, finalmente è andato santo so. Però con la curiosità giro e James era il cane. Questo cane che si è stufato di tutti questi approcci, voleva dare l'esempio pratico di come si fa, era andato alle vie di fatto, però era piccolino il maschio, perché lei aveva il maschio, lui aveva la femmina tre volte lui. Questo cane non so come ha fatto il very rude. Ora voi pensate, in Italia tu vedi una coppia, passi lì e dice, uno sente Arturo, dice come ce l'hai tu, che ne so, o dice Gianluca, si è andato in buca, no, una roba del genere, mi giro per vedere. E mica immaginavo che ci fosse James che faceva le cosacce davanti a lei. E ho lasciato James estremamente soddisfatto, lui probabilmente si chiamava Bill, l'ho lasciato esattamente come, non si è manco reso conto di che cosa stesse succedendo. Questo è per dire qual è la differenza fondamentale che io ho riscontrato, adesso sono passati tanti anni, probabilmente è cambiato, è che c'era un estremo riserbo nel parlare di se stessi, quindi io difficilmente sono riuscito a parlare con uno del posto, anche quando la lingua è diventata un mezzo sufficiente per poter capire, per poter entrare in argomento, però c'era come sempre un non volere entrare in intimità nel discorso. E questo forse è stata anche una mancanza nostra, forse poi Marcello, rimanendo più tempo, è riuscito ad entrare in una sorta di comunicazione con gli australiani. Io non ci sono riuscito, forse avrei dovuto. Però adesso io vi ringrazio per la pazienza e devo dire che l'amicizia non dovrebbe avere aggettivi. Io ho cercato di trovargliene uno, perché in Italia se non si ha un aggettivo non c'è nessuno. Allora l'aggettivo per l'amicizia, almeno la nostra, è proprio anche legata al termine degli studi che facevo, è che è fertile, perché quel tipo di amicizia si è riprodotta. E ha preso nomi diversi, ha preso il nome di Beta, di Pietro, di Paolo e tutti gli altri apostoli che io non cito, ma che sono. Allora, buonasera a tutti, io recupererò i 2-3 minuti utilizzati dall'oratore precedente e innanzitutto concedetemi di ringraziare Daniela e Marcello per l'invito a condividere tutte queste emozioni insieme. Io sono stata tantissimi anni fa ad Adelaide e perché, come diceva il professor D'Antona questa mattina, giovane ricercatrice all'Aquila, mi dissero di andare a fare ricerca vera, dapprima a Pavia dal professor Tonini, e dopo aver accumulato una marea di dati in pochissimo tempo, quindi Marcello Tonini, a cui devo il mio
imprinting sulla ricerca di base, mi disse tu devi andare assolutamente in Australia. E io all'epoca ero fidanzata e il mio fidanzato mi disse ma tutti vanno in America, adesso perché devi andare a finire in Australia? Tutto sommato in America c'è tutto, in 6 ore di aereo ci si arriva, in Australia è davvero all'altro capo del mondo. E Marcello Tonini mi disse che l'esperienza australiana sarebbe rimasta un'esperienza unica, non solo dal punto di vista professionale, quindi mi sono fidata e abbiamo approfittato di una delle tante visite di Marcello Costa in Italia per conoscerci e stilare un programma e quindi io sono arrivata in Australia. Ora io ho preferito non molto raccontare degli episodi particolari, ma vorrei ripercorrere con voi i flash che mi porto dietro a tutt'oggi e quelli che mi sono serviti, di cui ho fatto tesoro nella mia vita successiva. E la prima cosa è che io, contrariamente a D'Antona, avevo detto a Marcello che sarei arrivata alle 7 del mattino e disturbandolo dal sonno. Quindi io mi aspettavo che alle 7 del mattino qualcuno mi venisse a prendere all'aeroporto di Adelaide e invece non c'era nessuno. E a quel punto, insomma, dopo 23 ore di aereo, tra l'altro trascorse accanto a due obesi, la hostess era in grande difficoltà perché non aveva altro posto dove mettermi, quindi io arrivo e non trovo nessuno. Ho dovuto attendere che il primo tassista si presentasse e quindi arrivo all'università dove sveglio uno che era poi uno studente interno di Marcello, quindi lui lo chiama a casa, insomma tutta una serie di complicanze. Ma la prima cosa che mi ha colpita entrando nel soggiorno di casa di Daniele e Marcello è una luce. Una luce a cui noi non siamo abituati, anche l'Italia, il bel paese, il paese del sole, non è così. La luce in Australia è una luce diversa, è una luce che viene da tutte le parti, non c'è un punto da cui viene la luce, è una luce che ti compenetra e che modifica il tuo comportamento, perché qualunque cosa avviene alla luce del sole, qualunque cosa è chiara, è splendente ed è visibile. Quindi questa è una prima sensazione. Mi ricordo che io chiusi gli occhi quando arrivai in questo soggiorno perché c'era una luce a cui non ero abituata. Quindi l'abitudine alla luce e alla chiarezza. Quindi questa è stata la mia prima sensazione. La seconda sensazione, venendo dall'Italia, è che tutto mi sembrava sbagliato, perché noi italiani siamo abituati a pensare che ciò che è diverso da noi è sbagliato, non va bene. E quindi io mi sentivo in un posto sbagliato. E non parlo solamente della guida, perché poi io guidavo la macchina del figlio di Daniele e Marcello, di Andrea, e quindi guidavo a sinistra e ho imparato che agli incroci dovevo andare laddove pensavo di morire. Cioè quando avevo un extrasistole, allora capivo che andavo nel punto giusto. E quindi non c'era solo questo problema, ma anche la natura era diversa. Noi siamo abituati i cipressi, gli alberi normali, lì ci sono gli eucalipti. Noi siamo abituati ad andare in giro e vedere il piccione che è lì per strada, a cui si dà la mollichina. Io mi affacciavo dietro le finestre del laboratorio e c'erano i cacatoa, mezzo metro di uccello, voglio dire, che stava proprio lì dietro il vetro. Quindi l'impatto è molto forte perché nulla suona familiare a noi europei e in particolare a noi italiani. E da qui nasce il concetto che ciò che è diverso non è sbagliato, ciò che è diverso è qualcosa di altro che va conosciuto nella vita e non va considerato sbagliato solo perché è diverso da quello che siamo noi. Eccoci.
Il dramma fu quando entrai subito in laboratorio. In laboratorio Marcello mi mise a studiare il tono della muscolatura intestinale su un apparecchio complessissimo che io non avevo mai usato. Erano quattro strumenti in contemporanea che registravano tutti e quattro in contemporanea. E a me sembrava ovvio dire: scusa Marcello, ma io non posso fare questa cosa da sola, cioè c'è qualcuno che mi aiuta e che mi... E lui mi disse: assolutamente no, questo lo fai da sola e sono sicura che tra una settimana suonerai il piano. Io sudavo freddo e i primi giorni pensavo ad una scusa da inventare per riandarmene, perché non potevo reggere. Contemporaneamente dovevamo studiare anche la motilità dell'intestino tenue di cavia isolato per 24 ore, quindi io anche la notte, a mezzanotte, alle 4, alle 8 oppure alle 6 del mattino quando andava bene, andavo lì a registrare la motilità dell'intestino isolato. Per cui fu la prima settimana io stavo letteralmente scoppiando e Marcello in laboratorio era durissimo e non potevo nemmeno parlare, dire una parola in italiano, quindi si parlava solo inglese. E poi quello che mi stupiva è che questa persona mangiava solo patatine fritte e beveva una sbobba di cioccolata, ma tutti i giorni a pranzo per 365 giorni l'anno lui mangiava questa cosa. E io ero stupita, dico, ma come farà? E mi chiedevo, ma il suo intestino come si muoverà se uno mangia cioccolata e patatine fritte tutti i giorni che ha fatto il Dio? Comunque, alla fine, superato il dramma, ho suonato il pianoforte, ma non ho mangiato patatine e cioccolata. Esatto. L'altra cosa che ho imparato e che mi sono portata dietro è quello del condividere le cose, perché noi italiani siamo abituati che se questo è mio e non lo do a nessuno. Si rompe, però non lo do a nessuno. E lì ho cominciato a capire che invece si possono condividere le cose che si hanno, che si fanno. E quindi nel residence, ad esempio, della Flinders University, la cucina era in comune. Io all'inizio ero rimasta un pochino sbigottita, dico, ma se io metto le uova in frigorifero, come si sa che quelle sono mie o sono di qualcun altro? E invece la cosa funziona benissimo. Quindi ho imparato a condividere i servizi con le altre persone, cosa che è un insegnamento che in Italia non viene passato. E quella è veramente una società multietnica. Noi italiani siamo abituati a parlare della società multietnica come però sempre di qualcosa che appartiene agli altri. Noi non abbiamo mai condiviso veramente queste cose e si può capire cosa vuol dire solamente se lo si tocca con mano. E l'altra cosa che mi ha appassionato molto è avvicinarmi, proprio sfiorarla, la cultura aborigena. Loro hanno un senso della vita meraviglioso, della persona, dell'essere umano che appartiene alla terra. Quindi si viene dalla terra e si ritorna alla terra in un ciclo continuo, per cui quasi non si appartiene a se stessi, ma semplicemente alla terra. Ecco, quindi questa semplicità e questo senso di relatività che la cultura aborigena veramente in questo è superiore a noi, perché invece noi umani occidentali ci sentiamo assolutamente al di sopra di questa relatività. L'altra cosa è la libertà. La libertà che non passa attraverso concetti molto pesanti come la libertà di religione, di opinione, eccetera, ma una libertà fatta del quotidiano. Cioè
la modalità diretta con cui ci si con cui si interloquisce con l'altro, con il prossimo, la semplicità con cui lo si fa, questo dà una grande leggerezza alla persona e un grande senso di libertà. E qui ho voluto anche mettere questa immagine perché spesso la sera io e Daniela o alla domenica facevamo delle lunghissime passeggiate lungo la spiaggia, arrivavamo in un punto in cui arrivavano i gabbiani, portavamo il nostro cibo e questa cosa dava una grandissima sensazione di libertà. Infine ho conosciuto il mondo selvaggio, l'outback di cui parlavano prima. E oltre all'esperienza nell'outback, ecco, il conoscere, tornando a tutto ciò che è diverso, anche gli animali diversi. E quindi la tenerezza che si prova guardando il cangurino nel marsupio della mamma canguro, il koala che invito tutti ad andare a toccare perché è la cosa più morbida che io abbia mai toccato, cioè la mano è sprofondata nel pelo, le dita sono scomparse di una morbidezza unica. I dingos, che sono un concetto di cane un po' diverso perché il cane è attaccato all'uomo, questo è un cane assolutamente indipendente, e la invadenza delle mu che viene e uno si ritrova faccia a faccia con le mu che ti scava nella borsa in pratica, quindi delle esperienze uniche che non è possibile fare in nessun altro continente. Infine invito tutti, come mi disse il professor Tonini, ad andare in Australia non solo per le alta capacità professionale, ma proprio perché si portano dietro i profumi di cui parlavamo prima e delle emozioni che non è possibile fare in nessun'altra parte del mondo. E quindi grazie ancora a Daniela e Marcello per l'amicizia che ci lega e grazie a voi per l'attenzione.